Secoli dei secoli, amen.
Stringendovi al Signore, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la corruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. In cielo
tuo spirito. Ti benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro spirito al pentimento per essere meno indegni di accostarci alla mensa del Signore. Signore, nostra pace.
Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai Giudei: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri Apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore. È fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco l'occhio del Signore su chi lo teme, su chi spera. Dell'amore del Signore è piena la terra. L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro. Dell'amore del Signore è piena la terra. Si sono
dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore. Lode a te. Maria nel suo dolore non riesce a vedere al di là di quello che è il suo dolore, pensa solo al fatto che quel Gesù, quel Maestro che le ha mostrato la misericordia non è più vivo, è morto e secondo lei è finito tutto in quel sepolcro. Eppure quegli angeli gli stanno annunziando che Gesù non è lì. Ma nello stesso istante incontra anche Gesù e Gesù le dice: «Donna, perché piangi?» Anche gli angeli gli avevano rivolto queste parole: «Perché piangi? Perché piangiamo?» O possiamo modificare in questo modo: «Perché tante volte ci piangiamo addosso, fermi al nostro passato, a quello che è stato, a quello che doveva essere secondo i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, e che
cosa facciamo? Piangiamo, ci piangiamo addosso. E qui viene fuori la domanda di questi due messaggeri e di Gesù: perché piangi? Non c'è motivo di piangere. Quando Maria Maddalena riuscirà a riconoscere Gesù, si aprirà il suo cuore, la sua mente, i suoi occhi, e finalmente sarà capace di andare al di là di quello che è il sepolcro, il passato e quello che è successo. Ma dovrà sentire la voce di Gesù unita al suo nome, Maria. Maria riconosce quella voce e la riconosce perché viene chiamata per nome. Anche noi siamo stati chiamati per nome, abbiamo una missione. Qual è questa missione? Per cui non possiamo stare lì a perdere tempo, a piangerci addosso. La nostra missione è di andare ad annunziare ai nostri fratelli che il Signore è risorto, che abbiamo incontrato il Maestro, che abbiamo ascoltato la sua voce, che abbiamo riconosciuto la sua voce, e dopo aver ascoltato la sua parola siamo pronti con gioia, come abbiamo detto ieri, ad andare ad annunziare agli altri che abbiamo ascoltato e che abbiamo incontrato il Signore risorto. Allora, carissimi fratelli e sorelle, in questo secondo giorno di ottava vogliamo scrivere con il nostro cuore questa domanda di Gesù: perché piangi? In questa domanda c'è anche un invito a non lasciarci andare nello sconforto, nello scoraggiamento, soprattutto se questo sconforto e questo scoraggiamento è legato alle cose del passato. La vita va avanti, la vita si rinnova, si risorge ogni giorno, anche da quelle che possono sembrare le macerie della nostra vita. E allora ascoltiamo la voce del Maestro, del Signore, che oggi ci dice: perché piangi? E come risposta a questa domanda diamo la nostra adesione, affidateci del Signore e a lasciare che sia Lui a indicarci qual è la nostra strada futura. E certamente ce lo dice anche attraverso questa pagina del Vangelo qual è la strada, l'unica strada che dobbiamo intraprendere, piena di incertezze e di dubbi, non sappiamo, ecco, così come non lo sapevano neanche i discepoli, come sarebbe andata l'evangelizzazione, l'annunzio, ma sappiamo che ci possiamo fidare del Maestro che ci invita ad annunziare che Lui è risorto. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Leviamo al Signore la nostra preghiera perché, toccando la nostra vita con la sua parola, la trasformi in un dono di grazia per il mondo. Preghiamo insieme dicendo: fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Per la Chiesa, sia sempre alla ricerca del volto e della voce del Signore, per esserne trasparente riflesso nel mondo, preghiamo. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Per quanti hanno ricevuto il battesimo da adulti in questa Pasqua, accolgono con gioia e riconoscenza la vita nuova che è stata loro donata e trovino nelle loro comunità testimoni veri di Cristo con i quali camminare insieme verso il compimento del Regno. Preghiamo. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Per tutti i sacerdoti, siano instancabili all'annunciare il Vangelo, ne parlino con forza ai lontani, lo testimoniano con verità di vita, perché a tutti sia offerto il dono della salvezza. Preghiamo.
Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Per le donne, perché con la sollecitudine e la gioia di Maria possono farsi grembo accogliente per la parola di vita che il Signore chiede loro di portare al mondo. Preghiamo. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Per quanti piangono per i propri defunti, la novità della risurrezione possa raggiungere e lenire il loro dolore, nella certezza che la morte è un passaggio verso la vita che il Cristo ci ha guadagnato con la sua croce. Preghiamo. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Accogli, Signore, la nostra preghiera, perché sorretti dalla tua presenza possiamo dare agli uomini la bella notizia del tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ascolta,
con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Regina Cielo.